Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Top 10 Doppiatori. Forse una delle più serie che abbia mai fatto finora, perché oggi omaggeremo Roberto Draghetti, morto un mese fa a causa di un infarto e che oggi avrebbe dovuto compiere 60 anni. Fratello maggiore di Francesca Draghetti che, per chi se lo ricorda, faceva parte della premiata ditta insieme a Pino Insegno, Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi, Roberto è stato in assoluto uno dei doppiatori più facili da riconoscere, visto che molto spesso doppiava personaggi con tono serioso, ma sapeva fare pure voci molto stridule e che non potevi non ridere quando le sentivi doppiare in quel modo. Comunque, molti se lo ricordano perché è stato il doppiatore ufficiale di Jamie Foxx, ma oggi ho deciso di onorare la sua memoria con una top 10 dei personaggi dell'animazione più famosi da lui doppiati. Buona visione! Possiamo tornare alla partita adesso, Spyro il Grande? Non scaldarti, amico mio. Ti sei svegliato dal lato sbagliato del vulcano? Io non mi scaldo affatto! Questo è scaldarsi. Vediamo! Oh! Ah, per fortuna sei tornato! Non riesco a piegarmi! Controlla tu sotto il letto, per favore! Bravo, da quella parte! Oh, la mia povera testa! Aspetta! Ho fatto del mio meglio per guidare Città della Repubblica verso il futuro che mio padre sognava. Ma hai ragione, è scoppiata una grave crisi dopo la sua morte. Avevo pensato di ritardare il tuo allenamento per il bene della città, ma sei tu il suo bene. Puoi restare ad allenarti per il dominio dell'aria qui con me. Città della Repubblica ha bisogno di un nuovo avatar. Vedi quell'angelo di mio figlio, Cal? Me butta? Quanto gli voglio bene, lui è il mio unico figlio. Voglio che abbia un futuro brillante. Un futuro in cui tu non rovini la nostra città con una delle tue scienza scemenza, bravadubra. Tutto alle mie spalle. Vedi ora? Questa letta a contatto, Flint Lockwood? Mm-hmm. Questa letta a contatto è come fossi tu. E il mio occhio è come fosse il mio occhio. Bene. Attaccato al mio occhio ci sei tu. Beh, forse è meglio che lasci perdere. Non sono un esperto, ma credo che qualunque cosa sia in quell'uovo non è uno dei nostri. Ah, davvero, signor di dietro di piombo? E da dove credi che JJ salterà fuori, se non da un uovo? Beh, i mammiferi di solito nascono da... Non disgustarmi con le tue fesserie, Maurice! E vai! Non so chi sei né da dove vieni, Atlas, ma una cosa la so! Ti ho appena fatto virtualmente nero! Sì! Ehi, vai, Cyborg! Vai! Sì! Ascoltami, ogni volta che metti un piede fuori combini un disastro dopo l'altro. Non vedi che ho problemi più grossi? L'inverno è alle porte e un villaggio intero da sfamare. Detto fra noi, al villaggio non farebbe male sfamarsi un po' meno, non credi? Non è uno scherzo, lo vuoi capire? No, perché non puoi obbedire agli ordini più semplici? Skinner, l'avevo avvertita riguardo al fatto di interagire con gli alunni. Non mi costringa a doverla sgridare. Lei mi sgrida per qualsiasi cosa. Non posso sgridare nessun altro. Gli insegnanti hanno il sindacato, gli alunni hanno i genitori. Se la prenda con Willy. Lui mi è simpatico. Sì. Vedete, molti anni fa, proprio in questo giorno, giocando nel bosco pestai per caso la coda a una puzzola. E lei mi spruzzò. E mi spruzzò. E mi spruzzò. Fino ad esaurire completamente il suo fetido gas. Oh, caspita, è vero. A volte dimentico che se n'è andato. E mentre l'ondata di pallore continua... Di pallore? Che cosa ho detto? L'ondata di calore? Scusate, l'ondata... Il signor Maurice! Voi amici del signor Maurice! Oh, sì, sì, ma certo, il caro signor Maurice! Sì, 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 sì. Siamo dei suoi amici e siamo venuti a trovarlo da molto lontano, ma... sappiamo dove abita. Miguel Gentile, Miguel, portare voi a vedere il signor Maurice domani mattina. Ma vuoi non dire a Grande Tigre che io colpire voi, Miguel Gentile? Rita, Rita, Rita. Pensavi di poterci dare il ben servito. Cos'hai da guardare? Fermo, coraggio, fatti sotto. Ecco.
abbiamo qui? Qui con me ho un assegno da 120.000 dollari. Come ci sei riuscito? Me l'ha dato quel vecchio riccone di Waterman. Ho dovuto solo cercarlo e poi prenderlo. Oh, Terry, ho i soldi per la beneficenza che mi avevi chiesto, ma ora sto reggendo questa pesante pila di libri, quindi potresti, cercare nella tasca e prendere quell'assegno da solo? Ma certo, va bene. Allo specchio? Come la fotocopia dell'altro, come due gocce d'acqua, come le gobbe di cammello, come un duo super dinamico, come un paio di mutande. Le mutande si indossano una alla volta. Fa lo stesso. Io, Eddie, prenderò Jimmy e lo trasformerò in un essere sensibile e raffinato, proprio come me.